finalmente dopo secoli, un secolo, siamo secoli, plurale, sì, secoli, ci siamo riviste e oltre a fare ovviamente il vlog che vedrete direttamente oggi che okay, è un vlog tutto un delirio, lasciamo perdere, lasciate fare, sì. Siamo state all'Ipertosano e abbiamo comprato di tutto e di più, solo dolci, schifezze, solo schifezze dolci, schifezze si intende quello che normalmente non è molto sano, esatto. Tra cui anche già noi non siamo sane mentalmente, no, dopo quello che abbiamo mangiato oggi a pranzo non saremo mai più sane. Ok, e quindi direi che andiamo e iniziamo. Con cosa iniziamo? Con quelli? Partiamo con questi. Allora, questi qua sono i Dandy Urban, pasticcini ricoperti di scaglie di cocco. Allora, partiamo con la cosa che sembrerebbe più umana. Io li conosco in realtà, però sono passati anni che li mangiavo, quelli che lasciavano in fabbrica. Li davano ai visitatori e i visitatori li lasciavano lì. Io ero la lei passava come da brava pattumiera. Io passavo da, io ero la donna delle pulizie e pulivo. Ok, il profumo è fantastico, è meraviglioso, cocco, tanto tanto tanto. Ora il sacchetto è così e i biscotti iniziano precisamente qui da qua. Vabbè. Quindi ce n'è tipo allora. Due vai. Vado, 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 aspettami, vado. Sì, aiuto. Il maglione ha la manica grossa. Ok. Oh! Due in un colpo solo anche. Ok. Ad sa. Ah! Non ve li ho fatti vedere. Perdon. Ok. Allora, sono così. Si vede? Sì, dai. Cioccolato bianco, ricoperto. Di cocco con dentro una cialdina, perché ne sono venuti su due attaccati, questo si chiama culo. Con dentro una cialdina e dentro una crema di latte al cocco. Mi è venuto in mente come sapore, ricordano i Ferrero Rocher molto, e i Ferrero Rocher al cocco sono buonissimi, e di dentro c'è la cialdina e la cremina. Credo che questi finiremo di mangiarli sicuro dopo però. Ok, passiamo a un'altra cosa. Passiamo a questi. O li lasciamo per ultimi? No, per ultimi. Ok. Allora, un'altra cosa... per ultimi lasciamo quegli altri, questi qua sotto. Allora, un'altra cosa che abbiamo preso sono questi, che sono delle sfogliatine di cioccolato, credo. Sì. Ricoperte, in questo caso, sono all'aroma dell'arancia. Sono fatte di cioccolato. Sì, sì, sì. Sono cialdine al cacao, all'aroma di arancia. È tentato suicidio nella videocamera. Vabbè, videocamera, quello del che cellulare, quello che sei. Ok, meglio, ce l'abbiamo fatta. E quindi adesso andiamo ad aprire. Ce la fai o vuoi che apro io? Quando si tratta di cibo, sì, lei è capace di tutto. Invece quando si tratta di cose normali diventa handicap. Certo che potevi lasciarlo lì dentro però, vabbè. Volevo mostrarvi il packaging, quindi faccio proprio. Non puoi diventare stile. Allora. Sono incartate come i Togo. Dio che odore di arancia. Allora. Oh mio Dio! Oh mio Dio, sono tantissime! No, sono parte proprio di cioccolato. Sono sfogliatine di cioccolato. Sembrano delle mini Pringles di cioccolato dalla sì. forma. Sono bellissime. Pronta? Perché non voglio fare il macello. Il macchiello. Ah, dove sei? Hanno anche pezzetti di nocciola dentro. Non so se mi piacciono. A me sì. C'è molta arancia però. Molta. Copre il sapore del cioccolato fondente. Sì. Però è buono. È perché l'arancia ti pulisce la bocca. Sì. Ne ho mangiati due. Ah, allora. Ne ho beccati due. Allora facciamo le brave. E le finiamo dopo. Esatto. E ok. Prossimo. In questo momento sto... mi manca l'acqua. Io direi che dobbiamo prendere l'acqua. Sì. Gente, durante la pausa mi hanno vagamente squartato le braccia.
sì, ovvio. Sì, le schizzavo con un po' di... Ok, perfetto. Ora passo a te la tua. Sì, perché passiamo ai macaron. Sono della Dulce Sol. Mai visti prima d'ora. Esatto. Sono quattro, c'erano anche al gusto di arancia e limone. Ma questi sono al melone per me e al caffè per me. Costavano 1,20€, quindi ci è sembrato una cifra abbordabile. Di solito vogliono 1€ per un macaron. No, al choco show voglio 1,50€. Perfetto. Quindi tattacchi da tranno se ci vuoi provare. Oh, sicuramente, penso che sicuramente saremo al choco show per chi vorrà, scusatemi, il trambusto, per chi vorrà esserci ne e vederci. E probabilmente che si tiene a Bologna. Senza probabilmente al Cosmo Plus, direi, Ok, allora. A meno che la sfiga non ci impedisca investendo. A meno che non ci investano, no, al Cosmo Plus ci saremo. Ma gente! È una cosa! È bellissimo, guardate. È verde come i miei capelli, notare. Sì, mi sono fatta la tinta, sensi no. E dopo io provo uno del tuo e... Che buono, mi ricordo tanto quelli di caramelle al cocomero barra melone. Non è morso? Facciamo cambio. Minchia, sa tantissimo di coppe. Cosa c'hai? Non ti piace? A me no. Sì. Invece questo sembra di mangiare, cioè sembra ci sia una mocca qua dentro. A me che non piace il caffè, quello non è tanto buono. Ora finiamo di mangiare questi e tutti questi cambi di inquadratura. A parte quello, ora sì, facciamo un tuffino nel passato, un piccolo tuffo nel passato, perché vi presentiamo... Chi si ricorda le cicles dei pacchetti dei Simpson? Cicles. I chewing gum. Le gomme da masticare, le bubble gum. Sì, penso che la gente le chiami in tutti i modi possibili. Chi si ricorda le, appunto, gomme da masticare a forma di sigaretta nel pacchetto dei Simpson o in quelle di Lupo Alberto? Beh, di solito si parla degli anni 90, delle calze, della Befana. Della Befana, sì. Però la gomma parla degli anni 90, Sì, è una gomma da masticare. Ma dobbiamo sfruttarla, che brutto. Me ne mangi un pezzettino mignon? No, io la voglio. Anche perché queste sono più lunghe di quelle del pacchetto, perché quelle del pacchetto erano tipo così. Là. Che carine! Sono anche queste. Cioè non ci siamo prese manco una volta. Esatto. Ok. Minchia che complicate, ma sono per bambini. Ecco, quelle erano rosa, queste sono bianche. Perché sono a gusto pane e fragole. Madonna, se sono complicate, ma se sono veramente per i bambini. Cioè io mi annoierei da bambino, mi passa la voglia, dico mamma! Apri la caramella. Madonna, ma guardale! Oh, io tanto ne devo prendere solo un pezzettino, non la mangio tutta perché abbiamo dall'altra parte, come vedete, è bianca. Sì, ho capito, ma che nervoso. Potrei dire che non è una cicles, secondo me. È una di quelle caramelle. Caramelle. Mi già sbagliate noi, sono caramelle. Tipo le, come si chiamano? Mi viene in mente quelle morbide, ma non ecco, esatto, le toffee alla fragola. C'era una marca che le faceva, ma non mi ricordo qual toffee. È non solo, ma anche qualcos'altro. Comunque è buona. Da affogare, dopo dovete andare dal dentista, direi un paio di carie in bocca ci sono. Mentre lei fa versi osceni, io sto tentando di scartare. Ma, santo cielo, ho male alle mandibole. Forse la mangio un pezzettino a volte.
abbiamo la cioccolata. Ce ne avevamo dimenticati. Dopo presentiamo il resto. Certo, vediamo le ultime due cose. E siamo a 10 minuti di video. Bravo. Va bene. L'altra cosa che andiamo a provare prima delle, delle ultime, che se voi andate nella nostra cronologia indietro, 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 è uno dei nostri primi video. Sarà tipo il terzo. Sì, uno dei primi comunque. Questa è stata presa non perché abbiamo paura di morire intossicate, ma solo perché mi incuriosiva l'abbinamento. Extra fondente 70% con lamponi e granella di mandorle, quindi alla fine sono riuscita a portare a casa. Quindi non l'hai letto, ma no, che è questa della Novi. Ed è della Novi e costava veramente pochissimo, costava 90 centesimi. Quindi aprire qui, e c'è anche scritto. E tu vai a aprire da tutt'altra parte. Esatto. Dirla. Allora, andiamo a vedere. Oddio, mi sento nella fabbrica del cioccolato. C'è la cartina dorata, solo per quello. Non è il biglietto per Willy Wonka. Mi tieni. Sì. Non è il biglietto per Willy Wonka. Faccio vedere il packaging retro. Sì, qui vi dà anche, qui di dietro, al cuore del fondente, vi dice, e vi dà tutti i tipi di cioccolato, scusate se rifletto. Esatto. C'è 88%... Vuoi una stecca o facciamo un dopo un attimo, adesso arrivo, stavo leggendo. C'è 88%, 99%, 75%, 70%. E lì ti si impirola la lingua, però. Eh sì, che sono fondenti normali, ma extra, extra, extra. Poi c'è quella come questa al 70% anche al limone, arancia e caffè. Vabbè, dai, facciamo questa cosa. Di più morte dobbiamo morire. Allora, il quadratino è carinissimo perché c'ha il disegno. Dentro c'ha tutti i puntini rossi. Sì, e anche le noccioline, se giri. Sì. Ok. Il lampone è acidissimo. Si sente buono, non si sente tantissimo. È acido. Io che ho fatto la scuola, è acido a causa del fondente. Non senti di più. Piccola nozione. È così tanto fondente perché c'è poco burro cacao. Vabbè, se ne frega. Ah. Ti piace? Ho già assaggiato quello al 99%. Anch'io, purtroppo. Dopo bevi 3 litri d'acqua. E pensare che comunque la cioccolata fondente fa bene. Fa bene. Consigliano di mangiarla più volte al giorno. 80 grammi al giorno in totale. O era 8? No, no, c'è ancora. Beh, io penso che 80 grammi di cioccolata siano un po' eccessivi. Sì, saranno 8 o qualcosa del genere. Comunque un 8 c'era. Na 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 na. Ed eccole a voi le Jelly Bean. Ok, bando alle ciuanciue. Questa marca si chiama Hoogie. Io l'ho letta Boogie. Boogie. Che problemi hai? Mentali, allora, so. Le abbiamo prese perché noi a Bologna più di una volta le abbiamo acquistate trovando sotto. No, quella è roba tua, che sei morta tu. Ma la cannella so che non piace, non le mangio. Ora sto leggendo perché sto cercando di capire. Ingredients. Surprise. Secondo me sono spirulina. Ingredienti: spirulina, cartamo, ortica e spinaci, curcuma. Facciamo che facciamo un video a parte dove assaggiamo questo. Esatto. Quindi state qua e aspettate il caricamento di questo video, che è il video della morte. Esatto. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, di mettere un bel mi piace, pollicione in su. Ciao da Maki e ciao da Marco. Ciao.